L'obiettivo della vigilia per Kevin Kalia era recuperare più punti possibili in classifica sul leader Matteo Ferrari. L'imolese l'ha centrato in pieno, andando a vincere la gara della Moto3 proprio davanti al 14enne riminese e lanciando così un segnale forte all'avversario nella lotta al titolo. Primo podio stagionale per Stefano Valtulini, che raccoglie quanto di buono fatto vedere nei due giorni di prove. Alle sue spalle ha chiuso Andrea Locatelli davanti a Michael Coletti, Fuligni, Carecasulo, Marini, Rinaldi e Pagliani. Nella 125 GP Riccardo Moretti è protagonista di una gara perfetta, che l'ha visto trionfare a braccia alzate, chiudendo con oltre 4 secondi di vantaggio sul suo diretto rivale Dalla Porta. Terza posizione e primo podio assoluto al CIV, invece, per uno dei grandi protagonisti della Coppa Italia edizione 2011, Simone Mazzola. Per motivi. Abbiamo fatto un buon lavoro tutto il weekend, dalle qualifiche abbiamo trovato delle soluzioni che ci hanno portato a girare molto forte e niente, oggi abbiamo tenuto in pugno i giri più forti per se c'era bisogno gli ultimi giri di gara, però dai, siamo andati bene lo stesso e ringrazio la squadra che mi sta dando una mano, insieme stiamo facendo un gran lavoro di sviluppo sia della Moto3 che della 125 e niente, adesso abbiamo un po' di punti da recuperare, quindi la gara doppia ci aiuta, ecco, speriamo che vada bene anche domani. Ciao. La gara è andata bene, abbiamo fatto un buon lavoro tutto il weekend, mi dispiace per la partenza e per i primi due giri che la moto non era molto performante e, però poi è stata perfetta, ho cercato di andare abbastanza di recuperare Moretti, ma non ce l'ho fatta, però dai, siamo contenti lo stesso, vediamo domani cosa si può fare. E ringrazio tutta la squadra, la Zac Motorsport, il mio babbo, tutta la famiglia, gli amici che mi sono venuti a vedere e Simone Panconi, grazie. Dai, è andata bene, partiamo molto dietro perché ieri abbiamo avuto molti problemi, in gara abbiamo fatto una gran rimonta, un po' di problemi comunque in gara, però ringrazio la squadra. Gianola, Marco, i meccanici, Roberto, tutti quanti. E dai, domani ci punteremo più in alto. Ciao. La gara è partita bene, sono partito subito forte dietro a Moretti. Dopo nei primi giri siamo ostacolati io, Valtulini e Ferrari. Dopo abbiamo perso il contatto con Moretti. E niente, dopo abbiamo fatto una gara tutti in duello fino agli ultimi 4-5 giri dove io e Dalla Porta avevamo allungato un po', poi Ferrari è venuto a recuperare e l'ultimo giro è stato alla morte, ho chiuso tutte le porte, non mi ha passato e all'ultima curva ce la siamo giocati, è stato bello, mi sono divertito, è stata una vittoria importante perché così ho recuperato punti su Ferrari appunto e dopo la scivolata di Imola e niente, sono contento, ringrazio la squadra e tutti i miei familiari. Sono partito molto bene, ero terzo, sono rimasto nella mia posizione e la gara è stata molto duellata, sono stato abbastanza lì, mi era andato un po' via Kalia negli ultimi giri, però sono riuscito a raggiungerlo
non purtroppo a passarlo sul traguardo, però sono stato davvero contento. È stata una gara combattuta però molto corretta e sono contento, ringrazio il team, i meccanici e tutti quelli che mi hanno aiutato fino adesso. Sì, ce l'ho fatta partire bene, dopo ci siamo messi anche per qualche giro davanti, dopo un po' di gara gli ho perso i primi due perché ho avuto un po' un cedimento dalle gomme, però proviamo, domani penso di riuscire a rifarmi per la seconda gara.